Temete adesso che per quanto riguarda all'interno del partito si apra una resa dei conti? No, ma io non ho mai pensato che in un partito si possa ragionare in questi termini. Un partito non affronta sfida all'Okay Corral o mezzogiorni di fuoco o rese dei conti. Un partito discute, si confronta. E in questo provvedimento, di cui io colgo tutta l'importanza perché riformare il mercato del lavoro è un fatto significativo, giusto, a partire dallo squilibrio storico che abbiamo tra spesa per le politiche attive, inserimento, orientamento, formazione e politiche passive ammortizzatori, ma bisogna che ci siano le risorse per fare le cose che ci si impegnano a fare. E dall'altro lato abbiamo espresso delle riserve su alcuni aspetti della delega, le norme sul demansionamento, sul controllo a distanza, sull'utilizzo dei voucher e naturalmente le norme sul licenziamento che noi non avremmo toccato perché quel famoso articolo 18 di cui tanto si è parlato in queste settimane è già oggi un ex articolo 18 perché 2 anni fa è stato ampiamente riformato e sinceramente arretrare anche rispetto alla riforma di 2 anni fa a noi non sembrava convincente.